libro contiene le omelie proferite da Don Salvatore nei 74 giorni in cui è stato sacerdote, insomma. Sono omelie di alta spiritualità che presentiamo perché siano oggetto di lettura e di riflessione. Io direi subito di passare la parola a chi un po' ha voluto questa opera, questa iniziativa editoriale che viene pubblicata per i tipi della casa editrice Rotas, che ecco, è sempre vicina a noi per quanto riguarda l'aiuto sul versante della editoria che offre alla diocesi. Io direi di passare la parola all'arcivescovo, che dirà il perché lui ha insistito a che venisse fuori la pubblicazione di queste opere. E stava veramente a cuore questa pubblicazione, era nel mio desiderio, e per renderlo concreto mi sono rivolto a determinate persone che conoscevano Don Salvatore. Di una conoscenza fatta di amicizia, di relazione profonda, e quando ho espresso loro questo mio desiderio, li ho trovati concordi, unanimi. Il comitato redazionale è contenuto in questo libro proprio all'inizio, e io ringrazio queste persone da me individuate, perché si sono messe subito all'opera e sono stati davvero capaci, in un tempo direi anche breve, di rendere fattibile questa pubblicazione. Una lode la esprimo anche all'editrice Rotas, che come sempre si impegna per rendere le nostre opere anche gradevoli. Il tema della pubblicazione è davvero significativo, lasciamo spazio. Tutta la persona di Salvatore era spazio a Dio. E questo lui lo esprimeva con la sua presenza. Mi hanno detto testimonianze significative, quali sono i suoi formatori, gli educatori, il rettore del seminario, all'epoca era Monsignor Luigi Renna, ma anche il professore, i due professori, il nostro condiocesano, il professor Vincenzo Di Pilato, il quale ha scritto una bella introduzione riportando non quello che lui diciamo, ha potuto recepire dagli scritti, ma da un colloquio che è durato circa un'ora proprio sul letto della sofferenza. E quando mi parlava a voce di quell'incontro, io gli ho detto: guarda, Vincenzo, metti per iscritto. E lui, diciamo, si era, ma anche tutti gli altri che lo hanno potuto accostare e hanno partecipato a quelle celebrazioni eucaristiche mi riferivano che rimanevano edificanti, in particolare i miei sacerdoti. Ecco, tutti hanno ricevuto una bella testimonianza, direi una testimonianza luminosa di un sacerdote che desiderava essere consacrato proprio per rendere la sua vita pienamente donata a Dio, immergerla in tutto lo spazio di Dio. E Dio si è manifestato attraverso lui, per cui leggendo queste omelie, io ne ho lette già alcune, si sente veramente inabitato da Dio, cioè avverte la presenza di Don Salvatore viva, una presenza che noi nella fede dichiariamo la comunione dei santi, e noi siamo in comunione come chiesa peregrinante, ma non solo, anche come chiesa che è ancora nella pienezza della purificazione, la chiesa del Purgatorio, e poi la chiesa che è immersa pienamente nello spazio di Dio e nella luce, la chiesa gloriosa. Ecco quello che potrà accadere in chi avrà con le mani
questo libro, non chi potrà leggere queste omelie, io lo intravedo già attraverso tutte quelle testimonianze che sono numerosissime, avute, pervenute anche a me direttamente, ai miei genitori, al parroco, Torino Portorusso, dopo la morte di Don Samedo. Perché la morte ha suscitato davvero gioia. Tanti hanno detto, ma come è possibile che un giovane che è preso dalla morsa, dal dolore, pensi a una realtà così elevata? In genere si pensa al dolore come qualcosa che esistisce, ma qui il dolore ha pienamente qualificato il Salvatore e lo ha reso parola, cioè lui si è lasciato identificare dallo Spirito Santo pienamente in Gesù, e da prete è divenuto, come è Gesù, sacerdote e vittima insieme. È quello che noi auspichiamo di noi stessi, essere sacerdoti e vittime per la salvezza di tutti, e questo messaggio deve giungere a tutti e in particolare ai giovani. Hanno bisogno di avere punti di riferimento sicuri per una piena realizzazione di vita cristiana e di vita secondo la particolare vocazione cui Dio ci chiama. Intanto, ecco, saluto, perché è ospite qui presso la parrocchia del Santissimo Crocifisso, Don Cristoforo, che è lettore magnifico dell'Università Teologica della Polonia, con sede in Varsavia. Grazie per stare qui. Gli amici di Chioggia sono venuti per Don Salvatore, benissimo, con il genere di Valletta, e Prani. Adesso passerei la parola a Don Massimo Serio, che è stato colui che innanzitutto è il responsabile del comitato redazionale Don Salvatore Mellone. È un comitato che, lo dirà lui, ha lavorato intensamente dalla istituzione da parte dell'arcivescovo, però nel caso specifico Don Massimo è stato il curatore di questo volume, il regista, diciamo, per cui lo conosce, e lo invito un po' a presentarcelo nei dettagli, nelle sue specificità. Allora, così volevo guidarvi alla conoscenza di questo testo, di questo volume, in maniera molto semplice e breve. Innanzitutto è un testo che, come l'arcivescovo ha già sottolineato, non è un testo su Don Salvatore, perché non è qualcuno che scrive di Don Salvatore, ma in realtà questo è un testo di Don Salvatore, quindi non è un testo su Don Salvatore, è lui che è presente all'interno di questo testo grazie a ciò che lui ha detto durante le sue omelie. Qual è stato il compito quindi del comitato? Del comitato, e non solo del comitato, anche di alcuni che ci hanno dato una grande mano, un grande ausilio esterno. È stato quello di trascrivere le omelie che Don Salvatore pronunziava, ed è stato quello di trascriverle in maniera integrale, proprio per non alterare in nessun modo quello che era il messaggio che Don Salvatore voleva lanciare e voleva darci dal suo letto. Quindi è un testo di Don Salvatore, noi come comitato siamo stati i curatori e abbiamo trascritto quanto Don Salvatore pronunziava in maniera integrale. Infatti all'interno del testo troverete le 41 omelie di Don Salvatore, 41 omelie nei 50 giorni, 59 giorni in cui ha celebrato l'Eucaristia, all'interno dei 79 giorni in cui lui è stato presbitero, grazie a Dio, come lui amava il Cristo. Quindi un po' per dare i numeri, per darci alcune indicazioni e chiarezze: 79 giorni presbitero per grazia di Dio, 59 celebrazioni eucaristiche, 41 omelie, perché chiaramente non sempre le sue forze fisiche permettevano di predicare. All'interno del testo quindi troverete le sue omelie, troverete in apertura e in chiusura
le omelie dell'arcivescovo, quella della sua ordinazione e quella delle esequie. All'interno troverete sempre una biografia molto completa. All'interno troverete anche la prefazione del professor Di Pilato. All'interno troverete anche, e questo è molto importante, delle fotografie, alcune anche molto inedite. Quindi è anche molto interessante la presenza di alcune foto che segnalano e indicano il cammino di un Salvatore durante la sua malattia, il suo primo miracolo, alcune delle quali anche inedite, vi dicevo. Io vorrei concludere sottolineando il perché sostanzialmente l'arcivescovo e il comitato hanno voluto questo volume, questo testo, e lo trovate all'interno della letta posteriore del volume. Noi abbiamo voluto scrivere così nella letta posteriore: in un tempo in cui la libertà umana si è ammalata e il buio è la notizia quotidiana, questa pubblicazione vuole proporre una figura luminosa, come l'arcivescovo più volte ha sottolineato, una figura luminosa come cifra di una radicale libertà interiore, foriera, nonostante le condizioni esterne coartanti, di grandi scelte apportatrici di frutti per una civiltà dell'amore. È stato questo l'unico obiettivo che ha spinto l'arcivescovo e noi come comitato a stilare questo testo, proprio per glorificare Dio, per offrire una testimonianza in edificazione del nostro presbiterio diocesano, del popolo di Dio e di quanti hanno seguito la storia singolare di Don Salvatore. Ciò lo trovate scritto anche all'interno del testo, in quanto il vescovo l'ha scritto sia nella presentazione e sia nel decreto di istituzione del comitato il 3 luglio dello scorso anno. Saluto Giuseppe e Filomena, il padre e la madre di Don Salvatore. C'è anche Adele che è fuori. Adele, non la vedevo. Adele, e sono di ritorno da Roma, perché ieri hanno partecipato a una trasmissione in diretta in livello nazionale su TV2000, proprio sull'accoglienza, l'attenzione, sull'opera di misericordia, visitare, ecco, farsi attenti verso gli infermi. Io vorrei dire un minuto soltanto, poi lascio che i giornalisti possano fare delle interviste ad persona. Io ho seguito in questa vicenda l'aspetto della comunicazione e vi devo dire una cosa mia personale, insomma, che ho cercato anche di scrivere. Quando ho visto che sul profilo diocesano, ecco, dell'arcidiocesi, la narrazione di questa vicenda di Don Salvatore ha raggiunto i 150.000 contatti, con tanti mi piace, con tante condivisioni, io, Riccardo, lo so, nella mia solidarietà mi sono chiesto: ma come mai? Che cosa sta succedendo qui? E ho dato una risposta che, in un certo senso, è combacia con quella dell'arcivescovo. Probabilmente, molto probabilmente, la gente, anche quella che non viene in chiesa, in questa vicenda ha subodorato la presenza del Divino, ha subodorato una presenza altra. Non ho altre spiegazioni, insomma. Come diceva anche l'arcivescovo, oggi la cultura che viviamo, tanti sognano di diventare campioni, di avere il successo economico, di diventare star, eccetera. Don Salvatore sognava di diventare sacerdote. È una cosa stranissima, ma proprio in questa stranezza c'è la possibilità, la gente ha saputo cogliere quel divino di cui ho parlato. Ecco perché a questo volume si stanno aggiungendo altre iniziative, sempre sul profilo della comunione, ecco, parlo della comunicazione, parlo dal mio punto di vista. Già è operativa una pagina Facebook, un profilo Comitato Don Salvatore Bellore, dove
chiaro, mettiamo tutto quello che vi riguarda sul sito dell'arcidiocesi. C'è un banner che rinvia anche a Don Salvatore, ma lo facciamo questo non per referenzialità, attenzione, non ci sto a queste cose. Lo facciamo perché in nome di quello che ho detto prima, la vicenda di Don Salvatore parla di Dio, il titolo del volume Lasciamo spazio a Dio, e allora ha senso fare in modo che, ecco, su Facebook, sul sito, attraverso le pubblicazioni, attraverso tante iniziative, questa vicenda venga narrata, io direi, a 360 gradi. Oggi ci limitiamo alla pubblicazione delle omelie, ma come diceva l'arcivescovo, c'è tanto altro materiale che dobbiamo mettere in evidenza, far fruire da chi, ecco, vuole conoscere ulteriormente questa figura, direi, bella, complessa, profonda. Adesso non so se c'è qualche domanda, perché lasceremmo i giornalisti fare le interviste a persona. Ok, grazie. L'appuntamento questa sera alle ore 19. Sì, grazie a voi.